Bentornati in un altro appuntamento con i video horror. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il video che state guardando è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. All'inizio si possono notare alcuni pedoni che passano sul marciapiede. A un certo punto c'è una ragazzina che esce fuori da una porta e tenta di attraversare la strada. Allo stesso tempo, sulla strada sta per passare un furgone. Per fortuna la giovane riesce a fermarsi prima che passi il furgone e quindi a scampare il pericolo. Sembrerebbe che non ci sia nulla di strano, a parte il fatto che la giovane, una volta tornata indietro, viene presa da una forza invisibile e scaramentata a terra. Il tutto sotto gli occhi dei passanti, che allo stesso tempo tentano di soccorrere la ragazza. Molto probabilmente l'entità maligna avrebbe voluto che quella ragazza morisse. Irritata dal fatto che la ragazza non è morta, ha deciso di agire di sua spontanea volontà, scaramentando la ragazza a terra con violenza. Tutto ciò mi fa pensare che molte azioni che anche noi facciamo potrebbero essere manipolate da un'entità maligna anche contro il nostro volere. Nel prossimo filmato si possono notare dei ragazzini che stanno giocando in un parco giochi. Ad un certo punto arriva un altro ragazzino che incomincia a spingere un suo coetaneo, facendolo cadere a terra. Il bulletto a quel punto prende il posto dell'altro ragazzino e incomincia a giocare. A quel punto succede qualcosa che spaventerà a morte tutti e tre i ragazzini. L'altra altalena, situata sulla destra, incomincia a muoversi da sola. Ciò terrorizza tutti e tre i ragazzini che fuggono via dal parco giochi. Spero che con questa esperienza il piccolo Bull abbia capito che non è bello prendersi il gioco di chi è più debole. Il proprietario di questa casa, tornando a casa dopo il lavoro, ha incominciato a notare degli strani comportamenti da parte dei suoi animali. Visto questo, decide di piazzare delle telecamere di sicurezza. Mentre l'uomo è fuori per lavoro, le telecamere catturano questo. La porta di uno sgabuzzino viene aperta da qualcuno o qualcosa che non si vede. Una volta aperta, la porta torna a richiudersi. Dopo qualche minuto, la telecamera cattura un oggetto che viene lanciato su un divano. Dalle immagini possiamo notare che gli animali sono molto nervosi e incominciano a guardarsi da una parte all'altra, come se ci fosse qualcuno con loro. In quest'ultimo filmato, una telecamera di sicurezza sta riprendendo l'esterno di un obitorio. La stessa riprende un carrello che ad un certo punto incomincia a muoversi da sola, facendo su e giù. Magari potreste pensare che sia solo un po' di vento a spingere il carrello, ma dalle immagini si può notare che la spinta che viene data al carrello non può essere provocata da un po' di venticello. Ad un certo punto il carrello arriva sul bordo del marciapiede per poi cadere. Spero che questi filmati vi abbiano dato almeno un piccolo brivido di paura. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.